E ci siamo ancora ragazzi, ci ritroviamo, giorno di partita, come vi dico sempre, ci stanno dei video che ormai voglio definire istituzionali. Siamo partiti questa mattina con il nostro Fantacalcio, mi raccomando commentate, mettete mi piace a quel video e a questo e soprattutto pure su quell'altro mettete chiaramente la vostra formazione, i vostri dubbi in merito appunto alla formazione da schierare entro oggi, ve lo ricordo. Adesso passiamo a quello che voglio definire il secondo video istituzionale, che è quello riguardante le formazioni, il gioco dei pronostici. Come già vi ho detto in alcune circostanze passate, il mio caro amico Luciano mi ha creato una sorta di file che mi fa un conteggio in percentuale dei pronostici presi o non presi. Arriverà un momento tra un pochino in cui andrò a mostrarveli. La percentuale per ora non è buona, quindi fidatevi fino a un certo punto di quelli che sono i miei pronostici, però qualora dovessi azzeccarli una volta vi faccio vincere un sacco di soldi. Scherzi a parte, anche qui fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Direi di partire immediatamente a vedere un po' cosa ci spetta in questa dodicesima giornata di Serie A. Ebbene amici, andiamo subito a vedere la prima partita, quella in programma oggi alle 18:30 tra Sassuolo e Salernitana, gara che sulla carta, vi do un parere personale qui, può sembrare a senso unico a favore del Sassuolo, ma così non è, perché non è che il Sassuolo stia passando questo grande periodo di forma, quindi occhio a questa partita, anzi vi dico di più, attenzione. Andiamo un pochino a vedere le varie situazioni. Nei neroverdi mister Dionisi può confermare Bairami. Nella Salernitana Inzaghi può puntare ancora sulla difesa a 4. Ritorno dal primo minuto di Jomber. Indisponibili Obiang, Matteo Seriga, Alvarez, però questi sono a lunga, sono da inizio campionato praticamente. E Jovan Cabral nella Salernitana. Allora, ragazzi, io per esempio qua non sono convinto che va a vincere il Sassuolo. Io mi gioco un bel pareggiotto qua, ragazzi miei. Passiamo a Genoa-Verona, altra gara molto importante col Genoa che deve cominciare a rifare punti, ragazzi. Partito molto bene il Genoa, poi piano piano si sta un pochino perdendo. Vediamo un pochino la situation in merito. Allora, nel Genoa Gilardino deve ancora ovviare all'assenza di Retegui, Strootman o Ekuban per rimpiazzarlo. Nel Verona pesano le assenze degli infortunati Lazovic e Davidovic. Insomma, stanno messi male tutte e due. Jagiello, Retegui, Messias. Fatemi ragionare, ragazzi, eh. Allora, sono molto indeciso, ragazzi. Vorrei dire Genoa, vi dico la verità. Pareggio pure qua. Guardate, volevo mettere l'uno, ma dico pareggio pure qua. Andiamo all'altra partita. Lecce Milan domani alle ore 15. Milan che viene da una bella gara impegnativa in Champions. Nel tridente salentino mancherà Holmqvist. Ai 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 ai. Ai 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 ai. In casa rossonera a rischio Pulisic, ce lo sapevamo. Però insomma, se so questo, no, 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 no. Ragà, anche qui dico X. Ore 18, Juventus Cagliari. Cagliari in salute, capisco tutto quello che vi pare. Ma la Juventus adesso è in una situazione di fiducia tale da 1-0, il classico corto muso, ragazzi. Ok, mi sento di dire che la Juve vince questa partita abbastanza pure agevolmente, nonostante il Cagliari, lo ribadisco, stia in buona condizione, eh. C'ha problemi d'abbondanza, Allegri tra indeciso tra Vlahovic e Kean. Chiesa è l'unico sicuro. Oristanio in attacco insieme a Lokoumbo. 1, vittoria della Juve. Poi,
20:45, Monza-Torino, bella partita, due squadre che qualitativamente stanno agli antipodi, nel senso che il Monza di Palladino gioca un gran bel calcio, parte da questa certezza, mentre il Torino è un po' più all'insegna della concretezza, ecco qua. Allora, vediamo un pochino la situazione nei Brianzoli, Palladino può confermare D'Ambrosio, ok, non ci sono grosse novità. Prosegue sulla linea delle due punte dall'inizio. Sanabria dunque al fianco di... Allora, direi Monza, ma dico Torino. Perché questa secondo me è una delle... è la classica partita della giornata che va contro il pronostico. Dico Torino. Napoli-Empoli, ragazzi, non credo ci sia da fare grosse disamine in merito a questa partita perché... A me dispiace per gli amici empolesi, ma l'Empoli è una squadra già retrocessa dopo neanche 10 giornate di campionato. È una squadra a tratti in grandissima difficoltà. Nonostante questo, ancora una classifica accettabile. Però, ragazzi, vi devo dire la verità, è un Empoli messo troppo male. Il Napoli va a vincere proprio facile facile facile. Nel Napoli manca ancora Osimhen, capisco tutto, ma va a vincere facile facile. Andiamo un po' a vedere, giusto per curiosità, torna Nathan, torna Malè nell'Empoli, però insomma ragazzi dai, su, questo è in uno scritto. Fiorentina Bologna domenica ore 15. Questa è una bella partita perché abbiamo davanti una squadra che si sta consolidando sempre più e quella di certo non è la Fiorentina, bensì il Bologna. Fiorentina che però gioca un calcio qualitativamente buono. Questa è una bella partita, ragazzi. Questa è una bella partita. Nella Fiorentina si cerca di recuperare Bertrand mentre Zizki è confermatissimo in attacco. Che tipo di partita può essere? Che tipo di partita può essere questa qui tra Fiorentina e Bologna? Gol sicuro, ma proprio facile facile. Mamma mia, ragazzi, questa è davvero tosta. Che gli metto? Che cazzarola mi invento? Per Fiorentina-Bologna. Vittoria della Fiorentina. Guardate, vi dico perché, ve la vado pure a motivare. La Fiorentina viene da due sconfitte consecutive con Lazio e Juve. Il Bologna viene fresco fresco dalla vittoria contro la Lazio, quindi vittoria della Fiorentina. Ho trovato una motivazione per dare l'1. Udinese-Atalanta, ore 15. Vi ricordo che quando gioco, visto che andiamo in pausa delle nazionali, non ci sarà il posticipo del lunedì. Si gioca tutto la domenica. Udinese-Atalanta. Allora, Masina può ritornare nella... Può ritornare nell'Udinese. Vittoria dell'Atalanta. Normalmente l'Atalanta a queste partite non le sbaglia. Poi abbiamo Lazio-Roma, ragazzi. Cioè, mi concedete la possibilità di non fare il pronostico per questa partita, ragazzi? Allora, nella Lazio sono onesto. Marusic è in dubbio. Luis Alberto è in dubbio. C'è Pedro al posto dei Zaccagni. La Roma che si presenta con le due punte pronte. Vittoria della Roma. Non mi chiedete perché e per come, ma dico vittoria della Roma. Inter-Frosinone, questa è una bella partita, ragazzi. Metto l'Inter, ma non sarà per niente una partita facile, tipo 1-0, non di più, perché il Frosinone è davvero squadra tosta. Fatemi vedere un attimino solo. Recuperato Arnautovic, Cuni, che dire in panchina. Sì, dai, confermo il pronostico di vittoria per l'Inter, ok? Però c'ho qualche dubbio, come avete potuto vedere, ragazzi. In un qualche partita di troppo ho avuto molte titubanze. Vi chiedo ancora scusa per i silenzi, ma spero me li concediate per ragionarci sopra. Però
Due o tre partite mi lasciano col dubbio, non ho messo un pronostico per il quale sono convinto. Fatemi sapere pure nei commenti cosa ne pensate pure voi, ragazzi. Vi mando un abbraccio, dai, vediamo un po', va. Io ma gioco sempre comunque a schedina con questi pronostici, pure, metti che qualche volta c'è io. Ciao belli.